Cari amici, come ogni settimana cerchiamo di dare un resoconto dell'attività fatta dalla Regione Campania in relazione all'epidemia di coronavirus. Consentitemi di fare due o tre considerazioni iniziali prima di venire al merito dei problemi che stiamo affrontando. Come è del tutto evidente, questa vicenda è come una guerra, è come se fossimo entrati in guerra. E come capita quando un paese è in guerra? Registriamo l'emergere di tutto il negativo e di tutto il positivo che è legato, come dire, alla natura umana. In guerra ci sono fenomeni di accaparramento dei beni, il mercato nero dei beni, c'è gente che immagina di fare speculazione sui prezzi. Ci sono altri che pensano di sfruttare l'emergenza mettendo sul mercato farmaci assolutamente inutili. Abbiamo verificato addirittura l'assalto ad alcuni prodotti, ad alcune forniture che dovevano arrivare nella nostra regione, in parte per la preoccupazione che hanno avuto anche altri paesi. Abbiamo una fornitura che una settimana fa è stata bloccata. Alla frontiera fra Ucraina e Ungheria. Abbiamo altri soggetti in campo che si propongono come intermediari con le aziende che producono mascherine e ventilatori, pretendono il pagamento anticipato senza dare garanzie sull'arrivo del materiale acquistato. Questo è capitato in alcuni paesi asiatici che hanno fatto vere e proprie truffe, è una guerra, è una guerra. Eh, vi sono come tutte le guerre, facendieri, gente che propone soluzioni miracolistiche, campate in aria, una diffusione irresponsabile di notizie false, c'è gente che si diverte anche nei momenti drammatici per diffondere stupidaggi. Poi come sempre quando i periodi di emergenza, di crisi si prolungano, c'è anche l'emergere un poco alla volta di un dibattito su temi anche importanti, ma assolutamente fuori luogo in questo momento. La democrazia liberale, lo Stato di diritto, per l'amor di Dio, questioni decisive. Ma. ma mi pare francamente che sia... Totalmente astratto aprire questi problemi quando si tratta di contenere un contagio che può diventare drammatico, più di quanto già non è stato, nel nostro Paese. Vorrei ricordare a tutti quanti che ci teniamo tutti alla libertà, ovviamente, ma vorrei ricordare che la prima libertà che deve garantire lo Stato di diritto è la libertà di vivere. La libertà di vivere. Ed oggi questa libertà non è garantita ai nostri concittadini. E quindi tante misure, anche severe, che vengono prese, hanno l'obiettivo di garantire questa che è la principale libertà che lo Stato deve garantire: la libertà di vivere. È chiaro che questo comprime i problemi anche. Di autonomia della persona. Qualcuno ha sollevato i problemi della privacy, si vuole controllare il cittadino. Beh, se si mettono in piedi iniziative per controllare che le persone contagiate non vadano in giro per diffondere il contagio, beh, è evidente che bisogna limitare questa libertà. La cosa è perfino commovente in un paese nel quale per anni è stata massacrata la vita privata di persone e di famiglie che sono state distrutte nell'indifferenza generale e oggi vediamo emergere il dibattito sulla tutela della privacy è incredibile allora abbiamo poi comportamenti umani patetici, ci sono protagonismi inutili, soprattutto sui territori. Abbiamo poi, grazie a Dio, un movimento di generosità incredibile, di senso civico incredibile, di volontariato incredibile, a cominciare dal personale medico e sanitario a cui dobbiamo e dovremo avere gratitudine negli anni. Personale medico, il personale che garantisce i servizi essenziali, trasporto, beh, questi non hanno il tempo per fare dibattiti teorici ora, questi devono fare i conti con i problemi a 24 ore, a 6 ore. Qualcuno ha evocato il modello Corea. In Corea hanno fatto tamponi a tutti quanti, ovviamente è una balla. Sono stati fatti 300.000 tamponi su 50 milioni di abitanti. Ma il controllo in Corea non è avvenuto, o il contenimento non ancora compiuto dell'epidemia è avvenuto per un altro motivo, non per i 300.000 tamponi fatti fare a 500 strutture private ma per il fatto che in Corea, lì sì, sono stati controllati i cittadini ad uno ad uno, non quelli sintomatici, tutti, con i sistemi informatici, con i controlli telefonici, con i controlli delle carte di credito, sono stati controllati tutti. Una cosa pericolosa, esagerata. Ma il modello Corea era quello fondamentalmente, non altro. Allora, noi dobbiamo fare i conti con tutte queste cose che sono normali quando si è in guerra. Continueranno ad emergere più passeranno i giorni e le settimane, più emergeranno anche in maniera più forte comportamenti che tendono a sottovalutare la gravità del problema che è davanti a noi. Noi dobbiamo tenere i nervi saldi e sapere che il problema c'è ed è drammatico finché non lo avremo risolto definitivamente. Non fino a quando arriviamo a mezza strada, no, no, sarà risolto quando saremo arrivati alla conclusione del cammino. Il governo sta facendo un lavoro importante, io ho una sola riserva, voi sapete che in Campania abbiamo ha adottato misure anche più rigorose rispetto al governo e lo abbiamo fatto in anticipo. Io ascoltavo notizie che arrivavano da regioni del nord, noi dobbiamo chiudere i parchi pubblici, noi li, abbiamo chiusi già, li avevamo chiusi già dieci giorni prima, dobbiamo limitare l'attività sportiva alla perlo, l'abbiamo già fatto dieci giorni prima. Il governo ha preso delle misure che io condivido molto più rigorose di sanzioni per chi va in giro a perdere tempo. Io credo che sarebbe stato forse più efficace prendere da subito queste misure. Avremmo impiegato meno tempo e stressato di meno i nostri concittadini e forse avremmo avuto un effetto, diciamo, più tempestivo. Ma non aggiungo altro. È una materia nella quale. Nessuno credo possa dare lezioni. Noi, il governo regionale della Campania, ha fatto quello che ha ritenuto più utile per la tutela della vita dei propri concittadini. Punto. Io so ovviamente mi rivolgo alle persone che ci ascoltano dalle case, so che la vita è diventata pesante, so che siamo tutti un po' un po' sballottati. I tempi di vita. E anche le scadenze di vita si sono modificate. Le scadenze non sono più esterne. Adesso a scandire i tempi delle nostre giornate ci sono soltanto il pranzo e la cena. Tutti gli altri riferimenti sono saltati. A un momento iniziale anche di, di paura, di angoscia, mi pare che vada sostituendosi un sentimento di assuefazione. Che Per un verso è positivo nel senso che si trova, come dire, un punto di stabilità, per un altro verso può essere negativo, può subentrare l'abitudine, la sfiducia su quando arriveranno i risultati. Bisogna stringere i denti ed avere fiducia. Eh, la battaglia non si vincerà brevissimo, ma sarà vinta e sarà vinta prima. Se stringeremo i denti tutti quanti e faremo i sacrifici che ci vengono richiesti. Nessuno di noi, e meno che mai chi ha responsabilità istituzionali, ha e avrà una vita tranquilla. Abbiamo giornate che ci tolgono la tranquillità, volevo dire ci tolgono il respiro, ma insomma, in un momento come questo adoperiamo altre espressioni. Abbiamo giornate pesanti, a volte nottate pesanti perché bisogna rincorrere i problemi di ora in ora, chi non lo capisce veramente è fuori del mondo, di ora in ora. Ma dobbiamo stringere i denti e poi vedrete che ce la faremo. Qualche giorno fa io ho lanciato un appello forte al governo in relazione al problema della campagna e al tema delle forniture che non arrivano. Ho parlato in maniera forte perché tutti quanti ascoltassero. Ci sono momenti nei quali bisogna alzare la voce, ma non per mancanza di solidarietà verso il governo. Noi ci sentiamo pienamente solidari con il lavoro del governo, della protezione civile, con tutti quelli che sono impegnati davvero dalla mattina alla sera a fare un lavoro immane ma abbiamo il dovere di dire la verità quando i problemi emergono e dobbiamo avere il coraggio di parlare chiaro in tempo utile. Non preoccuparci se qualcuno si rizzela o si prende collera, non fa niente. L'importante è parlare chiaro, alzare la voce quando bisogna fare arrivare in maniera diretta i messaggi. Dunque abbiamo alzato i toni perché abbiamo verificato l'emergere di criticità pericolose. Ora io ho sempre detto a, a tanti ministri, a tanti esponenti di governo, che noi abbiamo in Italia oggi due emergenze. La prima assoluta è la Lombardia, evidente. Chiunque si senta estraneo a uno sforzo di solidarietà nazionale non merita di dirsi italiano. Noi condividiamo e sosteniamo lo sforzo del governo in relazione alla priorità rappresentata dalla tragedia della Lombardia. Ho aggiunto a tanti esponenti di governo la mia opinione, che cioè abbiamo una seconda priorità di livello inferiore ovviamente, ma abbiamo una seconda priorità strategica. E evitare che l'epidemia esploda anche nel sud, perché se esplode l'epidemia nel sud non avremo la possibilità neanche di aiutare la Lombardia e il nord e davvero sarà una tragedia per l'Italia. E dunque dobbiamo avere la forza, la lucidità per dare l'aiuto prioritario alle realtà nelle quali la crisi è esplosa ma dobbiamo fare in modo che non esploda nel resto del mezzogiorno e per quello che mi riguarda perché non esploda in Campania perché sarebbe davvero una tragedia allora con grande spirito di collaborazione ma anche senza imbarazzi abbiamo detto che alcune cose non andavano e andavano corrette subito perché oggi abbiamo il tempo per correggerle fra una settimana forse saremo troppo tardi. Che cosa è successo? Intanto io ho verificato le cose che avevamo detto due giorni fa, le ha ripetute Domenico Arcuri, nuovo commissario, che è persona corretta, con grande onestà intellettuale, ha detto guardate che effettivamente il sistema è inceppato. Ringrazio Arcuri perché ha fatto un'operazione verità. Sono questi atteggiamenti che ci consentono di lavorare meglio. Io so bene che il problema è diventato infernale anche a Roma per le forniture, c'è cioè un problema mondiale. A me basta che mi si dicano cose chiare. Se c'è un impegno che viene preso e non può essere mantenuto, mi si dica con sincerità e in tempo utile guarda che non ce la facciamo. Poi faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per ovviare anche ai vuoti o ai ritardi, ma bisogna che qualcuno parli e ci informi. Che cosa era successo in Campania? Credo lunedì sera, lunedì notte, eravamo arrivati a un punto tale di criticità che mancavano le mascherine e... da destinare agli operatori del 118. Cioè abbiamo avuto la preoccupazione che siccome queste forniture non arrivavano, avessimo addirittura problemi a dare le mascherine di protezione, i dispositivi di protezione ai medici e agli infermieri sulle ambulanze del 118, a quel punto abbiamo detto fermiamoci un attimo e parliamo chiaro e forte, perché altrimenti davvero la situazione diventa complicata. Non è un problema della campagna, è un problema nazionale e abbiamo voluto porlo in maniera assolutamente chiara, ma con spirito collaborativo. Noi non siamo interessati a dare i voti, non ne abbiamo né il potere né la legittimità, siamo interessati a risolvere i problemi nell'ambito di una solidarietà nazionale. Allora. Abbiamo avuto quella preoccupazione perché davvero non arrivava nulla. Doveva arrivare una fornitura di mascherine P2 e P3. Doveva arrivare credo martedì. Ci dicono lunedì di sera che arriveranno due carichi: uno alle 10 di martedì, uno alle 18 di martedì. Poi ci dicono che arriva la notte di martedì. Finisce la giornata di martedì, non arriva nulla, poi arriviamo a mercoledì. A mercoledì arriva la sera una prima fornitura di 30.000 mascherine P2 e 2.700 P3, parliamo di quantitativi che ci bastano per mezz'ora. Ieri è arrivata un'altra un fornitura di mascherine P3 e per la prima volta anche una fornitura importante di tute e visiere, 2.100 tute di protezione è il primo invio assoluto di materiale. Io ringrazio ovviamente, ma mi auguro che sia l'inizio di una programmazione delle forniture che sia, come dire, continua nel tempo e ci dia serenità, anche per la nostra programmazione. Voglio spiegarvi che cosa sono, perché abbiamo imparato tutti quanti dei termini nuovi. Siamo stati costretti a imparare e che vi sono mascherine P2, P3. Sarebbe FF, P2, FF, P3. Sembra il film di, di Renzo Erbore. Allora vi faccio vedere le diverse tipologie di mascherine. Questa è la mascherina chirurgica, come si chiama? cioè la mascherina più leggera che viene utilizzata nelle sale operatorie, che sono sale asettiche, non ci sono problemi particolari di infezioni, dai chirurghi quando fanno gli interventi. Per le mascherine chirurgiche, la regione Campania è diventata autonoma, non aspettiamo più forniture nazionali se ce le mandano ben vengano ma abbiamo fatto un contratto per un milione di forniture poi rinnovabile con un'azienda che abbiamo trovato a nola che le produce per la regione campania queste sono forniture chirurgiche che servono per una protezione di carattere generale ovviamente bisogna sempre mantenere la distanza di un metro dal proprio interlocutore ma questa è una buona protezione nelle situazioni normali, della vita sociale normale. Si va al supermercato, si va a fare la spesa, va bene. Questa è la mascherina chirurgica che è la più leggera. Poi abbiamo la mascherina P2. P2 è questa qui, che è quella più rigida, che viene utilizzata ovviamente negli ospedali quando vi sono emissioni di, di materiale come dire, contagioso, infetto, ed è una mascherina che ha una maggiore protezione. Poi vi è la mascherina P3 che ha anche questo pulsante, questo sistema di respirazione più protetto che protegge al 99%, che ovviamente deve essere utilizzata nelle situazioni di maggiore pericolosità, se il medico viene a farti il tampone a 40 cm di distanza o... Stai nei reparti dove hai i pazienti intubati e devi accudirli, beh, è chiaro che hai bisogno di una mascherina di protezione P3. Dov'è che si è determinato il problema? Per noi siamo arrivati al punto che queste forniture di P2 e P3 praticamente non arrivavano. Quindi la Campania non ha problemi propri. I problemi sono emersi in relazione a questo flusso di forniture che dipende dalla protezione civile, che non arrivava. È stato questo il motivo per il quale abbiamo alzato i toni, ma sempre nell'ambito di uno spirito di collaborazione. Allora, parliamoci chiaro. Quando io parlo così sono convinto di dare un aiuto al governo nazionale, oltre che ai miei concittadini. Perché in relazione alla seconda emergenza, evitare la diffusione del contagio al sud, credo che facendo così, parlando chiaro, noi aiutiamo anche il governo nazionale a contenere il possibile disastro del sud e della Campania. Io poi ho una ragione in più per parlare chiaro. Io so che tante persone che mi ascoltano... Lo fanno perché hanno fiducia nelle cose che dico. Bene, io per garantire la fiducia, per rispettare chi mi dà fiducia, ho bisogno di parlare sempre un linguaggio di verità, perché questo rende credibile quello che dico. E a questo impegno io non derogo. Allora, nessun problema, nessun equivoco, nessun conflitto. Parliamo chiaro per affrontare per tempo e per risolverli i problemi che riguardano tutti gli italiani, nessuno escluso, tranne ovviamente gli sciacalli. Vabbè. Fra le varie tipologie che emergono nei periodi di guerra c'è anche la tipologia dello sciacallo. Chi dopo due settimane, tre, un mese soffre. Poi vi dirò qualcosa sulla campania a questo riguardo, e non vede l'ora di fare un po' di sciacallaggio. Le critiche vanno bene, ma vanno ancora meglio se ci aiutano a risolvere i problemi, non se rimangono critiche e basta. Ora, noi, sempre in periodo di guerra, dobbiamo fare i conti anche con l'emergere di, di vari gruppi e associazioni che aggravano i problemi. In Corea il problema è stato determinato da un'associazione che si chiamava la Chiesa del Tempio del Tabernacolo. Era un, un gruppo parareligioso che aveva come parola d'ordine curarsi è un peccato e che vi possano ammazzare, con curarsi è un peccato. Ora, se voi volete evitare il peccato, voi a casa vostra siete liberi, ma non potete evitare che la gente vada a curarsi. Perché per voi curarsi è un peccato. Abbiamo avuto l'emergere di varie sette parareligiose, eh, i predicatori di vario tipo, eh, la Chiesa del Tempio del Sole, la setta del godimento perpetuo, che sarebbe anche un programma interessante. Questo è il godimento perpetuo, ma mi pare poco realistico e poco plausibile, diciamo. Varia umanità, accomunata dalla tendenza sempre a fare adunate, ammucchiate, per parlare chi con il Signore, chi con Satana, senza mai domandarsi se il Signore ha voglia di ascoltarli o meno. Oggi siamo in questa situazione. Eh, per quanto riguarda le forniture, sono arrivate ieri 71.000 mascherine e 2.100 tute di protezione, vi ho detto. E questa dotazione dura 8 ore negli ospedali, che sia chiaro. Quindi mi auguro che sia solo l'inizio di un programma di forniture adeguato alle esigenze che abbiamo negli ospedali. Voglio anche precisare che non abbiamo mai avuto tute o visiere, tranne quella fornitura di ieri. Ci sono arrivati sette ventilatori, cinque la settimana scorsa e due ieri, altri sedici dovrebbero arrivare lunedì. Voglio ricordare che dieci giorni fa mi era stato garantito che arrivavano 225 ventilatori e 621 caschi. Le forniture dovrebbero arrivare ogni tre giorni se vogliamo reggere. Mi pare di aver capito che cominciamo ad essere consapevoli di questo problema, tutti, anche a livello nazionale. Noi avremo spirito di collaborazione, ma ci faremo sentire se il meccanismo si inceppa. Ovviamente. Vi faccio un altro esempio, e poi chiudiamo sulla parte che riguarda i rapporti con Roma. Siccome dalla Protezione Civile dal Dipartimento hanno risposto che ci avevano mandato 700.000 mascherine, allora, amici cari, vediamo di capirci bene. E quelle di cui parla la Protezione Civile sono queste mascherine. Le 700.000, in Campania sono arrivate 552.000 mascherine, queste cose, ma ci vuole veramente una fantasia, diciamo accesa per definirle mascherine. Ecco. A meno che non si pensi diciamo, alle maschere che usano i nostri nipoti al carnevale. Questa va bene, ma è maschera per banni. Sapete il coniglietto, non me la metto io per non pregiudicare in maniera definitiva quel poco di estetica che le ingiurie del tempo mi hanno lasciato. Ma se ve la mettete, le vostre orecchie escono da queste fessure. E avete la faccia di Bonnie il coniglietto? Ah, ragazzi, facciamoci un sorriso anche in momenti difficili, ma non le chiamate mascherine. Per quello che mi riguarda, ma è una scelta mia individuale, ho scoperto che hanno una grande efficacia per pulire gli occhiali, diciamo le lenti. Sono veramente un prodotto eccezionale. Ma negli ospedali, vi voglio bene, vi voglio bene, per l'amor di ti, lasciamo aperto. Allora, mascherine chirurgiche, P2 e P3, concentriamoci su queste e queste cose qui, la maschera coniglietto, lasciamola perdere e utilizziamola per altri momenti. Campania. Anche qui parliamo con grande chiarezza, ma voi veramente potete pensare che con questo tsunami che ci è venuto addosso, Possano non esserci problemi in questo o quel posto del territorio regionale, ma è evidente che non tutto può essere perfetto. Queste cose le sappiamo, segnalatecele, abbiamo un rapporto di grande collaborazione con la stragrande maggioranza dei sindaci mandano messaggi, segnalano problemi, siamo totalmente a disposizione per quelle che sono le nostre forze a, ad ovviare a tutto quello che si determina, ma dobbiamo sapere che sarebbe da stupidi immaginare che tutto possa andare bene, è chiaro che stiamo facendo la corsa contro il tempo, allora vorrei chiedere a quelli che fanno... A quelli che fanno i critici di professione. Voi ricorderete che c'è uno sketch del trio di Aldo, Giovanni e Giacomo. Giacomo fa una parte del pensionato che, non avendo niente da fare, va in giro per strada e va a dare fastidio a quelli che stanno facendo i lavori stradali. Ecco, fa il direttore di lavori. La mattonella qui è un po' spostata qui vabbè, finché non lo mandano a quel paese. Io lo so che ci sono cose che non vanno ma dovete essere con noi ed aiutarci rispetto agli obiettivi fondamentali, rispetto ai quali non ci possiamo distrarre. Gli obiettivi fondamentali sono questi, creare i posti necessari di terapia intensiva per non arrivare nella situazione nella quale le persone stanno morendo e devono rimanere a casa perché non c'è dove curarle. Sta capitando anche questo in qualche realtà del nord, non so se ce ne siamo accorti. Ed avere i posti necessari di degenza per accogliere tutti i pazienti che hanno contratto il coronavirus, che hanno problemi, ma non sono in condizioni tali da dover richiedere eh, un intervento di terapia intensiva, di essere intubati. Allora, per due o tre settimane non abbiamo avuto reazioni, ma negli ultimi due o tre giorni ho cominciato a vedere emergere qualche elemento di sciacallaggio. Io continuo sempre a meravigliarmi che ci siano persone che trovino lo spirito e il tempo con questi chiari di luna di pensare a fare speculazioni politiche. Ma come ho detto ai miei collaboratori, ricordatevi, che noi in Campania dobbiamo combattere contro due nemici. Il primo è il virus. Il secondo, ed è un nemico che è presente in grande quantità nella nostra regione, il secondo nemico sono i portaseccia. Ecco, voglio tradurre per i nostri amici di Milano, come dire. Diconsi porta seccia, soggetti dotati di di poteri oscuri, diciamola così, che hanno ereditato al bisnonno, il nonno, cioè gente che sta male se le cose vanno bene o, o se non ci sono problemi. Stanno male, stanno male. Vi ho spiegato perché. Ho alzato i toni parlando con il governo in relazione alle forniture e ho detto al governo, non è un problema della campania, qui non... guardate che ci portate al collasso. Bene, hanno preso a volo questa parola, si sono entusiasmati, vedete che sta arrivando il collasso. Porta seccia, l'unico collasso è arrivato nel vostro cervello, c'è un buco nero fra le vostre orecchie, con una tale forza di gravità che rende impossibile l'uscita non solo della luce e delle radiazioni, ma anche del pensiero. Sta arrivando il collasso, non è arrivato niente. Abbiamo sollevato con forza il problema delle forniture, perché se ci arrivano le forniture, come abbiamo detto ai nostri concittadini, il problema è governabile, tranquillamente, ma ci devono arrivare. Non possiamo arrivare al punto che mancano le forniture per cui non puoi dotare di sistemi di protezione. I medici del pronto soccorso, i medici nel reparto, i medici a Gerà. È chiaro che la cosa diventa poi complicata. I dati di oggi della campagna, cioè i dati di ieri. Abbiamo avuto ieri 135 nuovi contagi per un numero complessivo di 1.454 Contagiati. Abbiamo in terapia intensiva 101 ricoveri. Sono ricoverati 448 nostri concittadini, più quelli in isolamento domiciliare. 135 contagi. Eravamo fino, fino alle 11 di ieri sera, credo, a. 80-85 verso mezzanotte sono arrivati i dati: i dati dei tamponi fatti nella casa per anziani la RSA. Madonna dell'arco, Madonna dell'arco a Santa Anastasia: 52 persone anziane con il contagio di coronavirus e siamo arrivati a 135. Ora per darvi. Anche qui un'informazione un su come lavoriamo. Questo grafico che voi vedete è la proiezione dell'algoritmo. Cioè noi con i nostri tecnici, con il dottore Perrella, eh, aggiorniamo questo algoritmo ogni due giorni. Si prevedeva, vedete questa linea, è la linea del 26, fra il 26 e il 27 marzo. L'algoritmo prevedeva 1.426 ricoveri, contagi, ne abbiamo registrati 1.454. Se non avessimo avuto i 52 della Casa per Anziani, eravamo 30, 30 unità sotto la previsione dell'algoritmo. L'algoritmo prevedeva 388 ricoveri ordinari. Qui siamo un po' sopra e 173 ricoveri in terapia intensiva. Qui stiamo molto al di sotto perché ne abbiamo avuti 73 in meno. Cioè noi lavoriamo aggiornando ogni due giorni questo algoritmo che è come dire uno strumento scientifico di previsione, non può essere mai certo al mille per mille, ma assolutamente attendibile come abbiamo visto su quello che succede. Questo algoritmo prevede che noi per domenica avremo 1721 contagi, 223 domande di ricoveri in terapia intensiva, 493 ricoveri in ospedale. È chiaro che noi siamo totalmente concentrati su questi benedetti numeri, cioè noi cerchiamo di lavorare una settimana prima per essere pronti ai numeri che questo algoritmo ci danno per la settimana successiva, poi puoi avere uno scarto in meglio o in peggio, ma questo è il riferimento che dobbiamo avere, cioè noi governiamo il problema se abbiamo la capacità di prevedere e di prepararci una settimana prima, perché se quando arriva l'ondata tu sei completamente disarmato, vai a fondo, questo è il lavoro ossessivo che stiamo facendo altro che i dettagli particolari, peli contro peli. Allora, secondo le previsioni, noi dobbiamo prepararci ad avere il picco alla fine della prima settimana di aprile. Questo è e a questo stiamo lavorando. Essere pronti quando avremo non 1700, ma più di 3000 contagi. E ce la possiamo fare a condizione, lo ripeto, che ogni livello faccia la sua parte. Per quello che riguarda la Campania garantisco ai nostri concittadini che ce la facciamo tranquillamente, al netto delle forniture che devono arrivare da protezione civile e consip. Allora, i problemi ai quali abbiamo poi lavorato specificamente. Primo, personale. Allora, capiamoci, in Campania abbiamo fatto già un miracolo come ci riconoscono tutti a livello nazionale, tranne qualche portaseccia e sciagallo che abbiamo qui, vabbè, abbiamo fatto già un miracolo. La campagna è uscita dal commissariamento due mesi fa. Ricorderanno i nostri concittadini che dovevamo cominciare a realizzare un piano per l'occupazione per 7.600 unità lavorative, in meno che abbiamo in Campania. Meno male che abbiamo fatto tre mesi fa un concorso per assumere 800 infermieri. Meno male. Bene, in queste settimane abbiamo dovuto affrontare il primo problema, il personale, perché siamo sottodimensionati, drammaticamente sottodimensionati, dopo dieci anni di commissariamento. Gli 800 infermieri li abbiamo assunti. Abbiamo assunto altri 419 infermieri con le procedure accelerate consentite dalle leggi dello Stato, 188 operatori sociosanitari, 104 medici, abbiamo ancora una carenza di anestesisti. Mi dicono che arriveranno alla Germania due anestesisti di lingua italiana, parlano italiano, che se arriveranno destineremo all'ospedale di Bosco tre case dove c'è un problema drammatico di carenza, più 160 giovani medici che stanno facendo le scuole di specializzazione. Quindi 800 infermieri assunti tre mesi fa, 419 in questi giorni, 188 operatori sociosanitari, 104 medici, 160 specializzati. Uno sforzo gigantesco. Secondo, abbiamo assunto in anticipo, questo ci ha salvato in Campania, in anticipo delle decisioni che poi a livello nazionale sono state assunte dieci giorni dopo. Di maggiore rigore volte al contenimento del contagio. Questo ci ha aiutato. Meno male, perché se avessimo fatto anche noi, come dire, i tifosi del chi vuole essere lieto sia, avremmo già oggi il doppio dei contagiati. Terapia intensiva. Abbiamo fatto la corsa contro il tempo. Noi avevamo. Qui abbiamo corretto nella giornata ieri dei dati che erano assolutamente sfalsati, arrivati al Ministero, al Ministero della Salute. Avevano dei dati che non sono assolutamente presenti in campagna, quasi 800 posti letto di terapia intensiva. Ovviamente quando siamo usciti al commissariamento era chiaro che avevamo rispettato le prescrizioni del decreto 70, quindi avevamo 335 posti di terapia intensiva. Questo è tutto. Abbiamo riconvertito la metà dei posti di terapia intensiva per destinarli a terapie intensive Covid, dedicate al Covid. Stiamo lavorando in queste ore per arrivare sotto i 200 posti di terapia intensiva. Ricordate l'algoritmo: già domenica sera avremo bisogno di 200 e più posti di terapia intensiva. Ci siamo preoccupati di fare già dieci giorni fa una gara in tempi accelerati per creare un ospedale prefabbricato per 120 posti letto di terapia intensiva. Eh, Dovremmo completare l'80% dei lavori già fra due settimane, ma non ne voglio parlare finché non avremo completato il lavoro e finché non avrò visto i ventilatori polmonari lì collocati nei reparti ma ci siamo preparati ad avere altri 120 posti di terapia intensiva. Cioè stiamo lavorando su una previsione di 350 posti di terapia intensiva, cioè di raddoppio delle disponibilità che abbiamo oggi. Quel numero è il numero adeguato alla domanda che ci sarà se avremo 3.000-3.500 contagi nella prima settimana di aprile. Complessivamente noi ci aspettiamo questo, questa evoluzione, ci aspettiamo di raggiungere verso il 3-5 aprile il plateau, cioè la situazione piatta, cioè una situazione per la quale abbiamo un incremento ogni giorno di 80-100 contagi, ma non di più. Se arriviamo a questo dato stabile... Dopo una settimana comincerà la curva discendente. Questa è la previsione generale che noi abbiamo. Quindi oggi la corsa è ad essere pronti da qui a dieci giorni, quando prevediamo l'arrivo dello tsunami. Secondo molti ci hanno detto... Dobbiamo creare ospedali dedicati, ringraziamo per il suggerimento, ma lo stiamo già facendo, dovunque sia possibile. Stiamo creando un ospedale dedicato a Napoli, tutto il loreto mare lo abbiamo svuotato, cominciamo ad avere i primi ingressi di pazienti la prossima settimana, sarà un ospedale tutto dedicato al coronavirus. Stiamo facendo la stessa cosa a Scafati, a Salerno. Al Daprocida, al Ruggi, al Moscati una palazzina interamente dedicata, a Bosco tre case, alla Napoli tre, alla Federico II alcuni reparti dedicati. Stiamo chiedendo alle strutture universitarie uno sforzo eccezionale, non tollereremo che ci siano imboscamenti o aree riservate e nascoste. Qui parleremo con grande chiarezza a tutti. Maddaloni a Caserta. È entrato in funzione da Federico II un reparto dedicato alle donne in stato di gravidanza che eh, vengono contagiate. È una cosa di cui siamo davvero molto orgogliosi. Terzo problema: persone in isolamento domiciliare. Ci viene detto noi dobbiamo incrementare. L'assistenza domiciliare, la collocazione a casa dei pazienti sia sintomatici sia con sintomi lievi. È chiaro che cercheremo di fare questo sforzo, ma anche qui, senza demagogia, perché noi non possiamo smantellare completamente i distretti, prenderemo tutto il personale non utilizzato, ma ci sono dei servizi che dobbiamo mantenere, ci sono. Servizi di assistenza, malati di diabete, altre patologie, non è che possiamo smantellare tutto così come non possiamo prenderci tutte le terapie intensive anche chirurgiche, perché avremo anche pazienti che hanno un'ischemia cerebrale, che hanno rictus, che hanno un incidente, hanno un politrauma. Dobbiamo trovare sempre un punto di equilibrio, altrimenti se li salvi da una parte i pazienti poi li perdi dall'altra parte. Quindi stiamo lavorando per avere ospedali dedicati nell'ambito delle forze che abbiamo e mantenendo un minimo di equilibrio. Qui ci stiamo ponendo un problema, anzi un doppio problema. Primo, possiamo avere una presenza maggiore a domicilio se abbiamo l'aiuto dei medici di medicina generale. Abbiamo fatto ieri l'accordo con i medici di medicina generale, credo che possiamo avere un aiuto importante proprio per assistere a domicilio. Ma non lo abbiamo fatto fino ad oggi, perché se non abbiamo le mascherine di protezione, il materiale di protezione, i medici non ci vanno, è chiaro che è tutta una catena. Allora stiamo cercando di incrementare. Abbiamo fatto ieri un accordo anche con le strutture private convenzionate che mettono a disposizione 3.000 posti letto per la degenza. Quando avremo i 3.000 del picco di contagiati, ci siamo preparati ad avere come valvola di sicurezza la possibilità di collocare o pazienti ricoverati per altre ragioni o pazienti Covid-19 nei 3.000 posti delle strutture private convenzionate. Ci hanno messo a disposizione anche, credo, 34 posti di terapia intensiva, le strutture private. Dunque, Medici e Mecea Generale. Eh, strutture private convenzionate abbiamo una grande valvola di sicurezza per non lasciare abbandonato nessuna persona, nessun paziente che abbia una patologia grave. Non succederà quello che sta succedendo a Bergamo e a Brescia. Abbiamo affrontato il problema degli alberchi problema degli alberghi si può porre, puoi concentrare quelli che aspettano il tampone o quelli lievemente contagiati o asintomatici. E tuttavia lì si pone poi un problema di personale, chi assiste in queste strutture, dunque preferiamo avere un accordo con le strutture private convenzionate che garantiscono comunque l'assistenza. Qualcuno ci ha segnalato c'è l'ospedale americano ad Agnano, c'è un altro ospedale abbandonato a Fuorigrotta, c'è un altro ospedale, abbiamo fatto la verifica con il demanio di tutti gli immobili. Qualcun altro, ma abbiamo la Scalesi, la Scalesi non è utilizzabile per problemi strutturali, perché anche le scalinate se ne cadono a pezzi, sono problemi di sicurezza. Allora, io ringrazio tutti quelli che ci segnalano le varie alternative, ma anche qui stiamo con i piedi per terra. E vi pare che avevamo un ospedale bello e pronto e non lo utilizzavamo? E eh dai! Allora, segnalateci le cose, ma le cose plausibili, non le cose che richiedono magari interventi edili per sei mesi, dieci mesi, e quindi non rispondono alle nostre esigenze. Problema dei tamponi. Qui c'è stata una criticità. Anche qui vediamo di capire da dove partivamo. La campagna che usciva dal commissariamento di dieci anni aveva un mese fa un solo laboratorio nel quale fare i tamponi, il laboratorio del cotugno. Questo laboratorio deve essere autorizzato certificato dall'Istituto Superiore di Sanità. Ogni laboratorio deve avere questa autorizzazione. Abbiamo verificato dopo pochi giorni che siccome non ce la facevamo al cotugno, siccome si accumulavano dei ritardi, abbiamo proceduto a tappeto per aprire altri laboratori senza aspettare i suoi superiori di sanità. Abbiamo fatto fare i controlli al cotugno stesso che era autorizzato. Abbiamo aperto in due settimane, meno di due settimane, dieci laboratori per fare i tamponi. Oltre che all'ospedale Cotugno, al Moscati di Avellino, al San Pio di Benevento, parte lunedì, Sant'Anna e San Sebastiano a Caserta, Policlinico Federico II, il Presidio Ospedaliero di Nola, abbiamo coinvolto l'Istituto Zooprofilattico a cui abbiamo destinato i tamponi dell'ASLAN Napoli 3 prioritariamente perché avevamo tempi lunghi per avere il risultato dei tamponi, l'ospedale San Paolo a Napoli, l'azienda Ruggi d'Aragona a Salerno e il presidio ospedaliero di Aversa. Oggi abbiamo 10 laboratori attivi a cui abbiamo dato questo obiettivo, dare i risultati entro le 24 ore e lavorare almeno 2000 tamponi al giorno per recuperare qualche ritardo che indubbiamente c'è stato. Ma avevamo un solo laboratorio, come bisogna dirla questa cosa. Quindi noi da questo fine settimana partiremo con 2000 laboratori lavorati, processati al giorno. Già oggi siamo arrivati a 9000 tamponi fatti. Ma anche qui parliamoci con chiarezza e senza demagogia. Non è che la moltiplicazione dei tamponi risolve il problema, il problema lo risolve lo stare a casa e il mantenere la distanza sociale. Il Lazio è arrivato a 20.000 tamponi ed ha in questo momento credo 600 contagiati in più della Campania. Per dire che non è quello il dato decisivo, questo ci deve servire a accelerare i tempi dei tamponi, a non avere ritardi che si accumulano e avere come dire la possibilità di liberare i pronto soccorsi o i reparti o anche le situazioni domiciliari di chi aspetta troppo tempo quindi avremo a brevissimo la possibilità di dare risposte a tutti nelle 24 ore nel frattempo abbiamo acquistato un milione di kit rapidi che arriverà in Campania lunedì utilizzeremo questi kit rapidi per fare in primo luogo un'attività di tutela del personale medico, infermieristico, sanitario. Badate che siamo arrivati a una soglia di grande delicatezza. Se cresce la quantità di medici che vengono contagiati, noi gli ospedali faremo fatica a tenerli aperti. Quindi questa è la priorità assoluta. Niente chiacchiere, questa è la priorità, tutelare il personale sanitario. Poi procederemo per quanto possibile per fare screening al personale che è impegnato nel trasporto pubblico, al personale che lavora nei supermercati. Poi chiederemo ovviamente anche ai prefetti di indicarci i settori di eh, uffici statali che hanno più contatti con il pubblico. Vedremo di arrivare, arrivare a fare i kit rapidi. Ovviamente il kit rapido è meno affidabile del tampone, però... Insomma, ti consente di individuare di fare una prima scrematura rapida. Torno a, ai, ai pazienti che sono a casa domiciliati. Siccome abbiamo fatto l'accordo per le mascherine chirurgiche, queste qui con l'azienda di Nola, stiamo pensando. Se riusciamo ad avere l'impegno anche dei medici in medicina generale, di consegnare gratuitamente ai eh, cittadini in isolamento domiciliare a casa e ai familiari le mascherine chirurgiche. Cercheremo di fare uno sforzo perché ci siamo posti il problema dei familiari. Io sto in isolamento domiciliare, se ho un appartamento di quattro stanze vi posso promettere una stanza e debito contare. Ma se sto in due stanze, come diavolo si fa a non avere i contatti con i familiari, allora cercheremo di fare una cosa che forse è la più utile che possiamo fare, dare una dotazione la maggiore possibile per i, i livelli di produzione che avremo, delle mascherine di protezione a chi è a casa e ai familiari. Cioè cercheremo di fare davvero di tutto per arrivare al massimo possibile di tutela per i nostri concittadini. Infine stanno procedendo i lavori per realizzare il nuovo ospedale non da campo, ma un ospedale vero, sia pure in strutture prefabbricate. I lavori sono in corso, questo progetto prevede che nell'arco di tre settimane noi avremo la dotazione completa di 120 posti letto di terapia intensiva che si aggiungeranno ai circa 200 che dobbiamo attivare nel corso della prossima settimana. E quindi avremo la possibilità di avere una tranquillità per quanto riguarda le esigenze di terapia intensiva, cioè eh, pazienti che devono essere intubati. Ci arriveranno, ci auguriamo per lunedì, 160 dispositivi di subintensiva, sempre per chiarire a chi ci ascolta, ventilatori contro ventilatori. Parliamo di ventilatori polmonari, cioè di strutture tecniche, di apparecchiature che devono pompare ossigeno nei polmoni del paziente grave. Subintensiva abbiamo dei meccanismi meno potenti per continuare a pompare ossigeno, ma in situazioni non critiche del paziente. Dovrebbero arrivarci questi dispositivi nella giornata di lunedì. Ci auguriamo che sia così. Parecchie volte ci hanno detto arriva questo carico fra tre giorni, poi abbiamo verificato che per mille motivi e anche per tentativi di truffa non è arrivato niente. Noi cercheremo anche di evitare di farci truffare. È capitato anche di questo. Ci sono state ASL in altre regioni Italia che hanno pagato in anticipo dei dispositivi e poi non è arrivato nulla. Cercheremo di non farci fregare. Io sento il dovere ovviamente di ringraziare tutti quelli che sono impegnati con noi a fare questo lavoro che è davvero un massacrato. Eh, non ci preoccupiamo dei piccoli rigurgiti di strumentalizzazione, di, di protagonismi inutili, di, di sciallaggio. Rimaniamo concentrati sugli obiettivi. Alla fine conteranno i risultati, non le chiacchiere, le chiacchiere si perderanno nel vento. Devo ringraziare, poi ringrazieremo tutti quanti, ovviamente non posso Confindustria Napoli per i contributi che hanno dato alla regione. Eh, Alfredo Romeo impegnato in una fornitura di ventilatori polmonari, l'Italmare che ci ha consegnato 5 ventilatori, la Banca d'Italia, il direttore Visco che ha dato 4 milioni di contributo alla regione, Fincantieri, Cis di Nola, molte aziende, Alcott, Salderiso, tanti contributi individuali, cercheremo alla fine di ringraziare. Tutte queste persone, aziende straordinarie che in un momento difficile per l'Italia danno prova di sensibilità umana e di spirito civico e ci aiutano perché, come è del tutto evidente, abbiamo bisogno di aiuto per reggere questa sfida. Badate che non c'è solo un problema di tenuta nelle famiglie, c'è un problema di tenuta dei medici, degli infermieri. Stanno facendo turni massacranti. E noi dovremmo avere la capacità, noi regione, la capacità anche di gestire le forze. È come se fossimo impegnati in una maratona, dobbiamo gestire le energie per arrivare fino in fondo. Ma davvero c'è un problema di tenuta psicofisica, perfino nervosa, del nostro personale. Dobbiamo sapere che tutti quanti noi siamo chiamati a stringere i denti. Non c'è niente da fare, non possiamo consentirci eh, né rilassamenti né momenti di depressione. Dobbiamo stringere i denti. Eh, io credo che andrà bene, ovviamente, a condizione che tutti i livelli facciano fino in fondo la propria parte, se e quando dovessimo notare delle criticità. Nel nostro sistema o a livelli nazionali parleremo chiaro e forte, con l'obiettivo unitario di dare una mano ai nostri concittadini e così facendo di dare una mano al governo nazionale e all'Italia. Dunque possiamo avere fiducia, nessuna angoscia, nessun crollo. La vita è diventata più complicata per tutti quanti. Ci sentiamo tutti un po' spaesati, ma dobbiamo reggere, dobbiamo stringere i denti. Dunque, il messaggio è di fiducia. Abbiate fiducia. Un saluto davvero affettuoso a tutti voi e alle vostre famiglie. Aiutateci ad aiutarvi. Grazie a tutti.